Un buon pomeriggio dalla redazione di Live, benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale che in primo piano vede una notizia di cronaca che in realtà racchiude due diverse storie, però molto simili, purtroppo identiche, medesime nello stesso tragico epilogo, due nuove vittime della strada che sono, diciamo così, hanno perso la vita, sono spirate a diversi giorni, se non addirittura settimane o mesi di distanza dall'incidente grave in cui erano rimaste coinvolte. Due storie simili, medesime, nel tragico epilogo che va ad aggravare ulteriormente il bilancio delle vittime sulle strade a Brescia in questo 2023. Margherita Serioli e Agostino Serlini erano rimasti gravemente feriti in due incidenti stradali avvenuti nelle scorse settimane. Dopo lunghi giorni di lotta fra la vita e la morte in ospedale, si sono però spenti. La prima era l'82enne che, lo scorso 12 febbraio, era stata travolta da un'auto mentre viaggiava con il marito in automobile a San Felice. Inizialmente le conseguenze non sembravano così gravi da portare alla morte dell'anziana, ma nei giorni successivi le sue condizioni sono peggiorate fino al decesso. Serlini, un uomo di 59 anni, ha resistito addirittura due mesi prima di soccombere. Il grave incidente era avvenuto infatti lo scorso 30 dicembre sulla tangenziale ovest di Brescia. Si stava dirigendo con lo scooter verso Passirano, paese in cui viveva, quando si è scontrato con l'auto di un collega, uno schianto violentissimo che aveva lasciato l'uomo in gravi condizioni, sbalzato per diversi metri sulla asfalto. Dopo due mesi di battaglia in ospedale, la tragica fine. Ora un'altra notizia di cronaca, un fulmine a ciel sereno che nella giornata di ieri ha scosso tutta la comunità della città di Brescia. Andiamo a leggerla insieme sul nostro quotidiano online www.livebrescia.tv. Stiamo parlando dell'improvvisa scomparsa di Daniele Ciotti. Daniele Ciotti che se n'è andato all'improvviso, soli 59 anni, un cordoglio unanime che unisce tutti i cittadini di Brescia che lo hanno potuto conoscere e apprezzare nei suoi anni di lavoro in comune come responsabile del servizio gestione del settore polizia locale, gestione traffico, scusate, del settore polizia locale. Davvero decine se non centinaia messaggi di cordoglio facilmente reperibili anche online, ovviamente sui canali social, anche sulla nostra pagina Facebook. Riportiamo uno per tutti, quello del sindaco Emilio Del Bono, che ha dichiarato: la notizia è di quelle che lasciano senza parole, era un professionista stimato e capace, in questi anni abbiamo apprezzato la sua efficienza e la sua disponibilità. Tutti i familiari e gli amici di Daniele vanno le nostre più sentite condoglianze, lo ricorderemo sempre con stima ed affetto. Ricordo che tra l'altro riguarda anche una sua grande passione, che è quella per il Brescia Calcio. Proseguiamo ora con il telegiornale, lo facciamo con una notizia che arriva da Roma, in particolare dal Senato, ma che riguarda molto molto da vicino il nostro territorio. Un'altra storia che purtroppo ormai quasi due anni fa ha scosso in maniera importante Brescia e in particolare la comunità del lago di Garda. Stiamo tornando sull'incidente nautico che è costato la vita a Greta Nedrotti e Umberto Garzarella. È infatti ripreso l'iter per approvare quelli che è la legge che istituisce fra gli altri il reato di omicidio nautico. Ieri il via libera con la quasi unanimità dei voti al Senato, ora l'iter, la parola passa alla Camera. Omicidio nautico e lesioni personali nautiche. È arrivata l'approvazione in Senato per l'introduzione di questi nuovi reati fortemente richiesti dal nostro territorio a seguito del tragico incidente costato la vita sul Garda a Greta Nedrotti e Umberto Garzarella. L'approvazione pressoché unanime del Senato sul testo che introduce il reato di omicidio nautico e quello di lesioni personali nautiche è un segnale importante che va nella direzione giusta, il commento soddisfatto del leghista Stefano Borghesi. Il nostro pensiero va anche stavolta a Greta e Umberto, vittime di un tragico incidente nautico che ha sconvolto noi bresciani e tutto il paese, nella speranza che non si ripetano più simili episodi. L'iter si era interrotto a seguito della caduta del governo Draghi e della successiva tornata elettorale. Ora questo percorso finalmente riprende nel concreto. Già nella scorsa legislatura avevamo presentato un provvedimento in questa direzione, con l'obiettivo di colmare il vuoto legislativo sul tema, ha concluso Borghesi. Siamo contenti che il lavoro sia proseguito fino all'approvazione di oggi e attendiamo fiduciosi il via libera definitivo del Parlamento.
Ritorniamo in città per la politica e ritorniamo su quella polemica di cui tanto abbiamo parlato negli ultimi giorni, iniziata nella giornata di sabato con la conferenza stampa indetta dal candidato sindaco leghista e si aspetta l'ufficialità ma del centrodestra Fabio Rolfi in merito a un centro storico di Serie B, in particolare Corso Mameli e Corso Garibaldi. Fra le proposte vi era anche una no tax area che è stata, diciamo così, proposta bocciata insieme alle altre dall'amministrazione comunale. Invece questa no tax area viene rimessa sul tavolo da Giampaolo Natali, Fratelli d'Italia, consigliere comunale e presidente della commissione bilancio. Quello che è incomprensibile è il fatto che la no tax area in Corso Mameli e Garibaldi proposta dal centrodestra sia incompatibile con le proposte dell'attuale maggioranza, incalza Giampaolo Natali, presidente della commissione bilancio in loggia ed esponente di Fratelli d'Italia. Non è sempre tutto bianco o nero, prosegue, non sono sempre sbagliate a prescindere le proposte altrui. A Castelletti e Del Bono dico che favorire nuove aperture con incentivi fiscali non va in contrapposizione alla loro idea di istituire le funzioni come le definiscono loro in questa zona. Fratelli d'Italia conferma la sua vocazione di opposizione costruttiva e mai pretestuosa, prosegue Natali. Quello che c'è di buono va conservato e migliorato, quello che secondo noi non funziona va invece cambiato. Ma aggiungerei, conclude l'esponente di Fratelli d'Italia, anche che l'attuale maggioranza non ha avuto invece dubbi nell'applicare uno sconto della Tari alle banche, equiparandole agli studi professionali, che forse ne avrebbero avuto un po' meno bisogno rispetto a nuovi imprenditori che non solo rischiano del proprio in una nuova attività, ma che portano beneficio anche alla città. La politica interna a livello nazionale invece in questi ultimi giorni è stata concentrata sui bonus edilizi, su Superbonus 110% non soltanto, in particolare la cessione del credito che, come abbiamo più volte ribadito, è stata in pratica bloccata dall'esecutivo. Le interlocuzioni proseguono in particolare a Palazzo Chigi con le associazioni di categoria. Allora cerchiamo un po' di capire quali possono essere le soluzioni. Il governo interverrà per sbloccare i crediti legati ai bonus edilizi, compreso il 110%. È questo l'esito dell'incontro che si è svolto a Palazzo Chigi tra una delegazione dell'esecutivo guidata dal ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti e le associazioni di categoria. Sul tavolo le possibili modifiche al decreto varato nei giorni scorsi dal governo, che impedisce di ricorrere allo sconto in fattura e alla cessione dei crediti d'imposta per i bonus. Secondo i conteggi del Tesoro, al 31 dicembre dello scorso anno gli sconti in fattura già concessi ammontano a 105 miliardi di euro. La strada indicata dal governo per lo sblocco dei crediti incagliati è l'utilizzo delle compensazioni fiscali tramite il modello F24. Al termine del confronto a Palazzo Chigi, positivo il commento delle associazioni di categoria. Direi che è stata una riunione positiva, c'è grande consapevolezza da parte del governo che questa riunione, questa situazione deve essere risolta, deve essere risolta in tempi molto brevi, anche per l'importanza che ha il comparto edilizio. Abbiamo fatto delle proposte concrete, abbiamo anche apprezzato ad esempio l'apertura alla cessione dei crediti della parte bancaria. Pensiamo che sia un evento importante. Abbiamo avuto disponibilità da parte del governo di mettere mano velocemente al problema dei crediti incagliati, utilizzando di più il rapporto con le banche. Abbiamo avuto disponibilità anche in merito al caos generato in questi giorni dal decreto in merito all'edilizia libera e poi anche a ridiscutere, come proponeva lo stesso Premier, binari nuovi e diversi per il futuro degli incentivi. Così come lo scorso anno, anche in questo 2023, sembra che una delle tematiche più importanti che avremo sul tavolo sarà quella della siccità, in particolare con l'avanzare delle settimane e con l'arrivo anche di quelli che sono i mesi caldi. Allarme quindi che si rinnova anche in quest'anno e a farne le spese ovviamente in primis già in queste settimane sono gli agricoltori. Il bel tempo è giorni contati. Secondo le previsioni, infatti, il ritorno di piogge e temperature più basse dovrebbe essere vicino. Una buona notizia per gli agricoltori, che stanno registrando un deficit idrico del 30%. Eppure, per tornare alla normalità e garantire le produzioni agricole primaverili ed estive, è necessario oltre un mese intero di pioggia. A lanciare l'allarme è la Coldiretti.
Secondo Legambiente, infatti, i corsi d'acqua hanno raggiunto uno stato di severità idrica media in 3 delle 7 autorità di distretto del fiume Po, dell'Appennino settentrionale e dell'Appennino centrale. L'associazione reputa inoltre preoccupante la carenza di neve, con il 53% in meno sull'arco alpino e in particolare il bacino del Po, con un deficit del 61%. L'abbiamo sentito, il tempo è destinato a cambiare da qui ai prossimi giorni, in particolare nel fine settimana con l'arrivo di un'ondata di aria gelida dall'Artico. L'abbiamo anche aggiunto però che purtroppo questo non basterà a risolvere la situazione di siccità che si sta profilando nel prossimo futuro. Intanto cerchiamo un po' di fare il quadro, di capire come cambierà il meteo. Il satellite ci mostra sempre un campo di alta pressione stabile, ben presente sull'Italia e sul Mediterraneo, che però comincia a mostrare i primi segnali di indebolimento, che si possono percepire dall'aumento delle nubi basse marittime su gran parte dei litorali tirrenici e anche dalle foschie e dalle nebbie presenti sull'alto Adriatico. Sarà infatti il preludio a un blando peggioramento del tempo nel corso dei prossimi giorni, dovuto all'afflusso di correnti atlantiche più umide che da ovest porteranno maggior nuvolosità e anche qualche pioggia soprattutto al nord e in Toscana. Il contesto climatico però rimane sempre molto mite, vediamo infatti dalla prossima mappa delle temperature come i valori massimi saranno sempre costantemente superiori ai 10 gradi su tutta Italia, ma con punte fino a 15-20 gradi al centro-sud. Per quanto riguarda però l'evoluzione successiva, notiamo come un cambiamento del tempo sarà decisamente più probabile su gran parte d'Italia per l'afflusso di correnti di aria artica, dunque più fredda, sul Mediterraneo, che potranno portare alla formazione di un vortice di bassa pressione sul Mediterraneo occidentale. Ad oggi è ancora difficile stabilire quali saranno le zone più coinvolte dalle precipitazioni, ma comunque queste dovranno interessare un po' tutte le nostre zone. E poi da domenica avremo anche un sensibile calo delle temperature, soprattutto al nord e sui versanti adriatici, proprio per l'afflusso di queste correnti più fredde, dunque un clima che tornerà pienamente invernale, con valori anche sotto le medie stagionali. Ma per tutti i dettagli però vi invito a rimanere aggiornati sul nostro sito o sull'app gratuita di Trebi Meteo. È passato un mese o poco più dalla grandissima inaugurazione di Bergamo-Brescia, capitale della cultura 2023, allora è anche il momento di fare un primissimo bilancio su questa prima trentina di giorni, in particolare per quanto riguarda l'afflusso nei musei civici della città, afflusso che è stato da record, oltre 46.000 visite. A un mese dall'inaugurazione di Brescia Capitale della Cultura 2023 insieme a Bergamo, avvenuta lo scorso 20 gennaio, i risultati riguardo il numero di visitatori nei musei bresciani è sempre più alto. 46.779 è il numero complessivo dei visitatori, tra cui moltissimi sono cittadini bresciani che hanno approfittato della gratuità a loro riconosciuta proprio quest'anno per vivere i luoghi della cultura della propria città. In particolare si sono registrati, in seguito alla Festa delle Luci, più di 11.000 ingressi nei musei del castello. Come sempre, a riscuotere il maggior successo è stato il complesso di Santa Giulia, con oltre 15.000 visitatori. A seguire, i musei del castello con il nuovo Museo del Risorgimento, che è stato scoperto da quasi 10.000 persone, e il Museo delle Armi, che si conferma con 9.500 accessi. Il complesso archeologico della Brixia Romana continua a stupire con 6.000 visite, così come la Pinacoteca Tosio Martinengo con 5.700. Buono il riscontro del pubblico, che è tornato ad animare il nuovo Eden, cinema cittadino che ha registrato un segnale di forte ripartenza, grazie alla programmazione potenziata della nuova sala di proiezione e al raddoppiamento dell'offerta del cartellone. La nostra pagina sportiva ora che si apre con il Brescia Calcio, però con un aspetto che di sportivo ha nulla o poco a che vedere, non parliamo di campo, parliamo di un altro grattacapo per il presidente Cellino. Infatti nelle scorse ore avrebbero dato le dimissioni dal consiglio di amministrazione due consiglieri, i due consiglieri bresciani che venivano considerati un po' da tutti più vicini al presidente. Nuovo scossone in seno al Brescia Calcio. In un momento sportivamente difficile, per non dir di peggio, Massimo Cellino perde pezzi anche all'interno del consiglio di amministrazione del club. E non due membri qualunque, bensì quelli che vengono definiti i suoi più strenui sostenitori, Aldo Ghirardi e Giampiero Rampinelli Rota. La notizia è riportata da diverse testate, fra cui anche la Gazzetta dello Sport. Secondo la Rosea, la motivazione per il passo indietro sarebbe da ricondurre a motivi personali, ma dietro potrebbe esserci molto di più.
La situazione sportiva delle ultime settimane potrebbe infatti aver influito con 4 allenatori in poco più di un mese, Aglietti, Clotet, Possanzini e Gastaldello, oltre alla classifica disastrosa. Proprio l'ultimo esonero in ordine di tempo avrebbe fatto storcere il naso ai due consiglieri bresciani, proprio coloro i quali negli ultimi mesi del 2022 avevano rigettato le dimissioni di Cellino chiedendogli di ritornare in carica, così come poi è effettivamente avvenuto. Le incognite in casa rondinelle sono quindi sempre maggiori e sullo sfondo c'è il campo giudice supremo, dove la squadra, ora in mano a Gastaldello, dovrà scongiurare il dissesto di una retrocessione. Il basket ora con l'onda lunga della vittoria della Coppa Italia da parte della Germania, vittoria come più volte abbiamo detto storica e in attesa della grande festa che sicuramente ci sarà in città con squadra, società, giocatori e ovviamente quello che è il trofeo, ci sono anche tanti premi individuali per una Germania che di certo ha stupito. È forse ancora troppo presto per riuscire a metabolizzare la storica vittoria della Pallacanestro Brescia in Coppa Italia. Il primo trofeo alzato dalla Germania, partita da ultima, è arrivata fino in fondo contro ogni pronostico. Per come sono andate le 3 partite delle finals e ovviamente per il risultato finale, Brescia raccoglie anche numerosi premi individuali. Non si può non partire dal vero punto di riferimento del roster guidato da Alessandro Magro, Amedeo Della Valle. ADV si conferma vero leader in campo con ben 26 punti messi a segno nella sfida decisiva contro Bologna, seconda miglior prestazione di un italiano in finale, e oltre alla Coppa si porta a casa anche il premio di MVP e di miglior uomo assist. Un altro premio individuale di casa Germani è andato a David Kwonu, che è stato nominato miglior difensore della manifestazione. Inevitabile poi che nel miglior quintetto della Coppa Italia oltre la metà dei giocatori scelti siano di casa a Brescia. A far compagnia ai bolognesi Hackett e Bellinelli infatti troviamo Della Valle, Gabriel e Massimo. È una vittoria frutto di una condivisione con un gruppo di lavoro speciale e non lo dico così per dire, per noi non era facile le parole emozionate del general manager Marco Di Benedetto a Tutto Sport, che non a caso fa riferimento al gruppo. Alla Gazzetta invece Amedeo Della Valle affida le sue prime parole partendo da un'idea di riscatto. Avevo bisogno di conquistare un titolo in Italia per riaccreditarmi ad alto livello, ha detto dando forse uno sguardo anche al colore azzurro. Battere due squadre di Eurolega come Milano e la Virtus mi ha fatto capire che posso competere ancora con i migliori. Si conclude qui questa edizione del telegiornale, ma le notizie come sempre continuano ad aggiornarsi sul nostro quotidiano online www.lifebrescia.tv, eccolo qua, sul quale trovate anche la diretta in streaming di Live in questo piccolo box e i banner per iscrivervi ai nostri canali Telegram, Live Brescia News e The Live Brescia Sport. Grazie per essere stati con noi anche quest'oggi, l'informazione TV torna questa sera a partire dalle 19. Nel frattempo non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di giornata e a presto. Puoi rivedere questa edizione del telegiornale nella sezione eLive Play del nostro sito internet o riascoltarla in versione podcast su Spotify, Apple Podcast, Spreaker e Google Podcast.